Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. La prima cosa che ovviamente vi voglio dire è buon anno, buon 2019. Vi auguro ovviamente tutto, tutto, tutto il meglio per quest'anno e soprattutto vi ringrazio per tutte le cose che ci sono successe nel 2018 e che grazie a voi ho potuto vivere. Quindi, niente, un augurio enorme e tante tante cose belle per voi. Premetto che non ho scritto niente, quindi parlerò a vanvera, come praticamente in tutti i miei video, perché faccio molta fatica a scrivere i miei pensieri e soprattutto mi piace essere un fiume in piena, quindi ecco, sì. Perdonate anche la mia voce, ma sono malata, fino a ieri avevo la febbre, quindi aggiungiamo anche questa ciliegina sulla torta. Ho il naso chiuso, sono raffreddata. Nulla, io sono qua seduta sul mio letto perché volevo letto poi. Divano letto, vabbè. Volevo parlare un po' del mio ultimo periodo, di ciò che mi è successo, di esternare le mie emozioni e i miei pensieri, perché sicuramente molti di voi potrebbero ritrovarsi nella mia situazione, ma soprattutto sono sicura che riceverò tantissimi consigli che mi daranno un po' più di forza, un po' più di, come si dice? Vabbè. Allora, sicuramente vi sarete accorti che nelle ultime 2-3 settimane sono stata piuttosto assente, sia da YouTube, che vabbè, ovviamente è evidente, ma anche su Instagram, sulle storie. Ho fatto molte meno storie parlate soprattutto, e alcuni giorni addirittura sono sparita. Però diciamo che ho vissuto e sto vivendo un periodo un po' difficile per me. Mi ha scritto una ragazza l'altro giorno su Instagram dicendomi: "Ah, Lea, è troppo evidente il tuo percorso con l'università. Hai iniziato a bomba che l'amavi, sei finita ad odiarla, veramente la schifi." E mi fa molto ridere che questa cosa sia stata così evidente, perché io non me ne ero assolutamente accorta di averla esternata così tanto. Quindi ecco, diciamo che l'università è il primo punto di questo periodo un po' così, perché è vero, ho cominciato che mi piaceva, ero gasata, la novità mi intrigava, e piano piano sono decaduta nel non detestarla, però farmi tantissimo domande. Diciamo che dopo circa un mese ho smesso di frequentare, dicevo: "Ma cavolo, ma mi piacerà, ma sarà la cosa giusta per me? Se non ho voglia di farlo, perché lo faccio?" Cioè, non so come dire, una serie di quesiti che sono sicura che tantissime persone si sono poste una volta arrivati all'università, però per me, che sono una persona che non ha mai avuto problemi con il proprio percorso di studi, perché le medie, vabbè, le medie sono state molto lineari, il liceo ho avuto la fortuna di farlo in una scuola meravigliosa, di fare soprattutto un indirizzo che mi piaceva e di avere una classe bellissima, non ho mai, mai, mai riscontrato problemi. Quindi era la prima volta che davanti a appunto una situazione scolastica, se vogliamo chiamarla così, io mi ritrovavo a dire: "Beh, quindi? E non so, diciamo che mi ha buttato molto giù di morale, anche perché poi sentivo ovviamente la pressione dei miei genitori che mi dicevano: "Ah, non puoi non frequentare di qua di là, liti su liti, non ve ne sto neanche a parlare." Però insomma, volevo essere un po' più libera nel decidere che cosa era giusto per me e che cosa non era giusto per me, però senza trovare una vera risposta. Quindi poi sono arrivate altre milioni di domande che appunto sono partite dall'università. Ho iniziato a mettere in dubbio tutta la mia vita, la mia persona, le persone che ho intorno, le cose che faccio e così via. Quindi è stato un periodo di grandissima confusione, in cui sicuramente mi sono buttata giù di morale tantissime volte, mi sono fatta tantissimi pianti, mi sono fatta tantissime domande e mi sembrava sempre di non arrivare poi da nessuna parte, quindi di non riuscire a rispondermi. E per me è un po' spiazzante, perché io ho sempre avuto nella mia vita le idee molto chiare e non ho mai avuto bisogno, insomma, di fermarmi un attimo e dire: "Ok, ora dove si va, no?" Mi sono sempre lasciata molto trasportare e soprattutto non sono una persona che sa fare delle grandi decisioni, ecco. Nel momento in cui bisogna decidere, non, la maggior parte delle volte preferisco astenermi, perché ho paura, cioè io sono un po' una fifona. Chi mi conosce lo sa, io in generale nella vita sono un po' una fifona. E quindi così, ecco. Le ultime 2 settimane sono state le più brutte, secondo me. In questo periodo ora sicuramente va molto meglio. Che dire, cioè, voglio dire, la cosa che un po' mi consola è che succede a tutti. E una cosa molto bella che mi ha sicuramente aiutato è stato vedere questo video, che è un video di Liza Koshy, che è una YouTuber che io adoro tantissimo. E lei praticamente per un anno non ha fatto video perché ha avuto dei suoi problemi, delle cose che la riguardano. Quindi, vabbè, insomma, non è che ne abbia parlato più di tanto. Però ha fatto questo video in cui, insomma, mi ha dato un po' la forza di sedermi un attimo e dirmi: "Ah, vabbè, quindi..."
Io voglio linkarvelo qua nell'info box se volete vedere il suo video, secondo me è un video molto carino, perché lei comunque con la sua simpatia è riuscita a parlare di un suo problema in maniera molto bella e che a me per esempio è arrivata, quindi io niente, sono rimasta colpita da questo video. Io mi scuso se sono stata appunto assente anche su YouTube. Dopo aver chiamato il mio canale Lia Cuccaroni ho avuto una botta di positività, volevo fare tantissime cose e i video che ho pubblicato dal giorno in cui mi sono chiamata Lia Cuccaroni in poi mi sono sempre piaciuti tantissimo. Erano proprio video di cui ero fiera, quindi non volevo iniziare a pubblicare delle cose che non mi piacevano, perché soprattutto perché non mi sembrava il caso di sembrare swag, super presa bene, quando in realtà era un periodo in cui appunto presa bene non ero. Poi ovviamente non sto a raccontarvi tutto il background, perché comunque sono cose mie personali, però sicuramente farvi presente il fatto che è normale innanzitutto avere un periodo un po' pazzerello nella propria vita è normale, voglio dire, succede a tutti. Spero che voi possiate capirmi, anche se penso di non essermi espressa nel migliore dei modi, però penso che possiate capirmi e magari a qualcuno di voi sarà successo. Diciamo che la parola fulcro di questo momento della mia vita è confusione, e essendo io una persona piuttosto organizzata con sempre le sue robe, essere confusa mi ha veramente buttato giù di morale, ma proprio tanto 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 tanto, perché appunto non mi so trovare delle risposte. Per ridere, in libreria mi sono anche comprata un piccolo libro delle risposte e così nei momenti di depressione gli facevo delle domande e il mio libro delle risposte mi rispondeva. Però insomma, ho deciso di fare questo video ora perché sicuramente le cose vanno molto meglio. Volevo rassicurarvi, ecco, non volevo lanciarvi una bomba addosso e dirvi sto male, sto di merda e poi basta, lanciarla lì. No, no, le cose ora vanno meglio. Sto un po' meglio, appunto. Il 2019 è cominciato male, però tra poco potrò parlarvi e farvi vedere una cosa di cui vado veramente tanto fiera e mi emoziono a dirla. Vado veramente tanto fiera di questa cosa, sono molto felice e spero di aprire un capitolo nuovo della mia vita dopo queste domande, confusioni, un po' una nuova pagina, una nuova Lea che si riscopre e si evolve, ecco. Cavolo, quest'anno veramente tanti tanti cambiamenti, a partire dal nome del canale, che sembrerà una banalità, però per me è stata una cosa molto importante. Bene, io mi sono aperta abbastanza, ora mi richiudo nel mio guscio, se no mi metto a piangere poi è un casino. Io vi ringrazio davvero di tutto, perché per me YouTube è sempre 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 stata una cosa molto molto bella, che mi faceva sfogare, mi faceva esprimere la mia creatività, anche se non mi reputo una persona così tanto creativa. E vi ringrazio tantissimo per tutti i messaggi che mi mandate sempre, per insomma essere sempre al mio fianco. E tra l'altro l'altro giorno rispondevo a un po' di direct e una ragazza mi ha detto: cavolo, Lea, la cosa bella di te è che sembra veramente di conoscerti, come se fossimo amiche da una vita, e mi sento comunque libera di scriverti, parlarti senza il minimo imbarazzo, senza la minima barriera. Per me questa è veramente la conquista più bella di tutte, perché io lo dico sempre, io non sono altro che una ragazzina di 19 anni che parla di ciò che le piace come se stesse parlando con un'amica. Quindi ecco, essendo voi comunque miei amici, mi sembra anche giusto di parlare dei momenti in cui le cose non sono bellissime, perché appunto capita a tutti. Detto questo, spero di non essermi confusa troppo con le mie parole. Basta, vi mando un bacio grande, grazie per avermi ascoltato, grazie ancora, davvero non bastano mai, grazie. E noi ci vediamo al prossimo video, che chissà quando sarà. Attivate la campanella delle notifiche, dai, un po' di self-promo. Ciao, un bacione enorme.